Mister, nel primo tempo meglio la Jesina almeno fino alla mezz'ora, poi nell'ultimo quarto d'ora due occasioni del Notoresco che nel secondo tempo ha fatto il forcing finale denotando anche un'ottima condizione atletica. Sì, no, hai detto giusto, diciamo i primi 20 minuti, perché forse l'avevamo preparata, ha detto al tuo collega in maniera diversa, però non eravamo cortissimi, l'avevamo preparata per giocare con due esterni alti. Se vai a vedere, oggi abbiamo giocato con un 4-2-4 perché eravamo quattro attaccanti, quindi però non riuscivamo a portare palla sugli esterni e la Jesina era brava ad attaccare, a pressarci e ci ha messo in difficoltà. Poi dopo invece non perché abbiamo cambiato sistema, anche quello, però la squadra ha capito il secondo tempo che doveva aggredire di più in avanti e ha messo in difficoltà la Jesina. Siamo venuti fuori, credo, diverse palle gol e abbiamo fatto gol al 90, ma questo non significa che non meritavamo, anzi meritavamo di far gol prima. La squadra ci crede, gli ingressi hanno fatto la differenza, e non che quelli che hanno giocato all'inizio hanno fatto male, ma hanno fatto bene, ma Marcello era stato ammonito, avevamo paura di rimanere in 10, l'abbiamo cambiato, Mele ha fatto molto bene, Blando uguale, Cancelli sta giocando in un ruolo, gli stiamo chiedendo un sacrificio da mezz'ala, sto a vedere, abbiamo giocato bene quattro attaccanti, la squadra è rimasta quasi sempre equilibrata e credo che abbiamo meritato di vincere. Due partite, le ultime due, sei punti, ma soprattutto dopo la vittoria di Campobasso, questa prestazione concreta e soprattutto anche la prima gioia casalinga. Certo, presentarsi qui non era semplice, poi vince a Campobasso la Genova che si aspetta una partita importante, si aspetta che una partita sia facile, invece le partite sono tutte diverse e quindi vanno affrontate in questa maniera, però abbiamo vinto 1-0, credo meritato, magari se ci fosse stato qualche altro gol sarebbe stato più bello, ma i punti sono sempre tre, la squadra li ha meritati e stiamo crescendo a livello di gruppo, di mentalità, una mentalità importante. Mister, abbiamo descritto la partita come inizio buono da parte della Jesina, che ha avuto anche una buona occasione, poi la seconda parte della prima frazione il Notaresco ha cominciato a premere sull'acceleratore, nel secondo tempo avete pagato forse anche un po' di calo atletico. Ma non credo calo atletico, io penso che, ho detto prima ai colleghi, insomma, per un'ora e un po' di partita l'abbiamo fatta bene non concedendo nulla al Notaresco, insomma, era una partita che si profilava sull'1-0-0, insomma, negli ultimi minuti, te l'ho detto, abbiamo pagato domenica e abbiamo ripagato oggi, vuol dire che c'è un calo di concentrazione, un calo, ha fatto troppo poco il Notaresco per prendere i tre punti pieni, insomma, è vero che alla fine ci ha provato con più convinzione, noi abbiamo perso un po' le distanze, abbiamo perso un po' le misure tra i reparti, forse con troppa foga per andare a provare a vincere una partita. Queste categorie quando non la puoi vincere non la devi perdere, oggi era una di quelle che non la dovevi perdere e quindi se non riesci a sbloccarla come abbiamo avuto, perché poi le partite se le sblocchi cambiano, quindi noi il primo tempo abbiamo avuto una grande palla gol e altre due situazioni dove potevamo andare a segno, non l'abbiamo fatto, poi col passare dei minuti bisogna essere bravi a non perderle queste partite, insomma. Dopo la splendida vittoria di Campobasso, il Notaresco si ripete e c'entra il primo successo casalingo. Al Savini cade la Jesina, piegata da una rete del neoentrato Gaetani, al termine di un incontro non particolarmente emozionante, ma che i rossoblù hanno meritato di vincere in virtù di una ripresa, di un rush finale, nel quale è emersa tutta la voglia di conquistare l'intera posta in palio. Mister Vagnoni sposta Ghiani al centro della difesa al posto dello squalificato Salvatori, esordio in D per il classe 2002 di Saverio, maglia da titolare anche per Liguori che compone il trio offensivo con Romano e Sansovini. Avvio soft del confronto con la prima occasione appannaggio della Jesina, errore in disimpegno di Di Stefano, Cruz Pereira si invola verso la porta, l'uscita bassa di Ginestra è tempestiva e provvidenziale. I rossoblù faticano a costruire azioni pericolose mentre gli ospiti al 27esimo sono costretti al primo cambio, out l'infortunato Pigozzi dentro Nacciarriti. Dopo la mezz'ora però la compagine di Vagnoni prova a alzare i ritmi al 37esimo duetto tra Romano e Frulla con quest'ultimo che effettua un tiro cross attento a Anconetani. Nel primo dei tre minuti di recupero ci prova anche Sansovini, la girata è da applausi ma la palla termina la sua corsa sull'esterno della rete. Nella ripresa i padroni di casa sono più volitivi e dal decimo sfiorano il vantaggio. Imbeccata di Frulla che attraversa tutta l'area, sul secondo palo arriva in velocità Cancelli, palla che finisce alta di pochissimo. Sette giri di lancette più tardi ci prova Sansovini direttamente sul calcio di punizione. Brividi per Anconetani, palla di un niente sul fondo.
Mister Vagnoni prova a mischiare le carte dentro Gaetani, che neanche un minuto dopo il suo ingresso al 39esimo ha l'occasionissima sui suoi piedi. Anconetani è miracoloso nel respingere, poi Sansovini, complice anche un rimbalzo irregolare, spedisce alto a porta vuota. Ma è al forcing finale la compagine di casa che al 40esimo impegna ancora l'estremo difensore ospite con il tiro di Blando ed un giro di lancette più tardi passa. Romano conquista palla e pesca in area Gaetani, che sul secondo palo non può sbagliare. Apoteosi al Savini per un gol liberatorio nel contesto di una gara non facile, ma con i ragazzi di casa bravi a spingere e crederci fino alla fine. I 4 minuti di recupero non cambiano il corso delle cose e così il notaresco può festeggiare il successo, il secondo consecutivo.